cambiato colazione. Come sta andando il mio mangiare intuitivamente? Pancakes, pancakes, whee! Bravo Ciccino, io e te faremo grandi brownies. E con il mio amato re Salomone nel piatto? Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qui è arrivato l'inverno e probabilmente perché finalmente, come avevo annunciato nel video precedente, ho cambiato colazione. Alleluia, 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 alleluia. Ho appena finito di mangiare e vi faccio vedere cosa ho mangiato. Tutta la preparazione è iniziata ieri sera, dove ho preso metà mela e l'ho tagliata tutta a cubetti. La mela la conservo in frigo e non si ossida perché l'ho tagliata con un coltello di ceramica. Poi metto in una ciotolina dove aggiungo cannella e poi ficco in microonde e cucino a massima potenza per un minuto. Dopo, a parte, mentre questa si cucina, inizio con la preparazione del pancake. Metto 50 g di mix di farine, ho aggiunto la cannella in polvere, circa 5 g, e poi ho aggiunto gli elementi liquidi, cioè 50 g di purea di mele che ha lo scopo di dolcificare il composto, 50-60 g di yogurt greco e 150 ml di albumi. Con questa frusta che mi ha gentilmente regalato Valeria, grazie. E questo è molto importante da utilizzare perché crea aria nel composto. Ho aggiunto poi il bicarbonato che ho fatto reagire con l'aceto di mele e ho continuato a mischiare, amalgamato il tutto. Ho poi preso la spatolina di silicone, sempre cortesia di Valeria, e ho aggiunto sia le mele che sono uscite dal microonde e le noci. A piacere, quanto volete voi. E qui vi faccio vedere anche in slow motion quanto è arieggiato il composto, tanto che si vedono persino già le bollicine. Pazzesco. Poi prendo questo pentolino che ho preso dal cinese, sinceramente, ed è grande quanto il palmo della mia mano, e verso il composto. Cerco di riempirlo fino a metà perché poi si gonfia. Sul fuoco più piccolo che ho, metto il pentolino a fuoco bassissimo e chiudo con il coperchio. Il coperchio è fondamentale perché sennò non si cucina sopra. Dopo circa 10-12 minuti alzo il coperchio e vedo a che punto è arrivata la cottura. Quando ho visto che si era preso ai lati, ma forse ancora un pochino molle in mezzo, lo giro perché sennò rischi di bruciarlo. Ne ho bruciati tantissimi, quindi ve lo dico, ve lo assicuro. E lo rimetto direttamente dentro il padellino, girandolo, e finisco la cottura altri 2-3 minuti. Quando lo spadello, lo appoggio su uno scottex perché poi quando si raffredda rilascia un po' di umidità e preferisco che vada nello scottex e venga asciugata piuttosto che rimanere sotto il pancake e creare quella condensa. In questo padellino piccolo non mi c'è stato tutto l'impasto, quindi ho dovuto farne due. Sto pensando di comprare un pentolino più alto in modo da fare un'unica specie di torta alta, solo che ormai ho comprato questo e quindi amen. Quindi alla fine mi vengono due mini dischi che la sera prima poi lascio raffreddare e riposare stesi fra 2-3 scottex. La mattina è tutto pronto, quindi devo soltanto sbizzarrirmi nel farcirlo. Metto uno strato in mezzo di yogurt e metto sopra la mia salsina al cacao, fatta però questa volta con latte di mandorla e non con acqua perché essendo un pancake mele cannella pensavo che il latte di mandorla fosse un pochino più adeguato. Sinceramente io questo lo consumerei in un modo un po' diverso, ad esempio mettendo come topping burro di mandorle e magari un po' pucciandolo nel latte di mandorla, perché lo yogurt e il cacao con i semi sopra secondo me nasconde un po' il gusto vero del pancake, che è un pancake davvero gustoso, il gusto mele cannella. Ma io avevo finito il burro di mandorle perché in questa settimana ho praticamente passato ogni giorno a fare i miei brownies alla zucca. Quindi sbizzarritevi pure nella farcitura, però tenete presente che la base di questo pancake è principalmente formata da carboidrati e proteine. Quindi io vi consiglio di puntare più sul burro di mandorle piuttosto che sul miele, perché manca appunto la parte grassa. E un altro consiglio che mi sento di darvi dopo aver provato e testato diverse ricette per pancake è l'inserire la frutta nell'impasto. Secondo me è davvero qualcosa di fondamentale perché
Poi quando si va a cucinare, i pezzettini di frutta rilasciano un po' di acqua, un po' di umidità e rendono l'impasto molto morbido. Ho notato che lo stesso impasto senza frutta è molto più secco e molto più duro. Quindi per me oggi è una giornata un po' particolare perché devo andare all'università ma non ho lezione. È una giornata un po' formativa per la creazione di curriculum, però non sono sicura di cosa succederà e come sarà. Quindi è una giornata un po' freestyle. E vi porterò con me in questa mia giornata per vedere cosa succede, cosa combino, che faccio. Let's go! Ma ciao! Vi erano mancati i miei workout commentati, eh? Allora, oggi invece di un workout vi voglio commentare la mia routine di stretching. Allora, inizio con delle circonduzioni per le braccia, prima avanti e poi indietro, e poi dei mini esercizi in molleggio per cercare di attivare i bicipiti e i tricipiti. Poi passa una vera e propria routine che eseguo per le gambe. Vado in affondo col ginocchio appoggiato, poi stendo la gamba dietro e molleggio. Questo mi fa sentire davvero lungo il bicipite femorale e l'interno coscia. Poi arrivo in affondo e mi prendo il piede dietro piegando e anche cerco di raggiungere col braccio. Tirando così tiro sia il quadricipite che il bicipite femorale. E poi finisco questa routine per una gamba andando in affondo e piegandola a lato. Eseguo la stessa cosa per l'altra gamba e mi trovo davvero bene con questa routine perché mi stimola le gambe sin dall'inizio, perché ho notato che iniziare un allenamento non avendo fatto stretching è molto controproducente, in quanto le prime 2-3 serie mi sento i muscoli molto rigidi e intorpiditi. Quindi questo è un ottimo metodo per iniziare a bomba l'allenamento. Finisco questa sequenza di stretching per le gambe facendo una spaccata e appoggiando i gomiti per terra. Prima a gambe tese e poi a gambe leggermente piegate per sentirlo di più nell'interno coscia. Per me è fondamentale stiracchiare l'interno coscia, non mi chiedete perché. Poi streccio un po' la schiena, questa è una posizione che ho imparato facendo yoga, e cerco di stiracchiarla e tirarla magari facendo 2-3 volte lo stesso movimento. Finisco sempre allungando la schiena, questo è il bambino steso, e poi al contrario allungando i quadricipiti. Visto che sono già a terra, continuo a strecciare la schiena. Portando le gambe in alto, spostando il peso su un piede e girando, riesco a tirare la schiena. Come vedete non appoggio il piede per terra, ma lo faccio molleggiare per focalizzare l'attenzione sulla schiena. Così si conclude la mia routine di stretching che dura circa 5 minuti ed è qualcosa che vi consiglio davvero di fare. Io l'ho sempre sottovalutata, infatti ho sempre avuto problemi di schiena, ma vi giuro che da quando ho iniziato a farlo per bene, 5 minuti ogni volta, non ho più problemi. L'incontro all'università è durato molto poco, infatti poi sono corsa direttamente in palestra e adesso, bella lavata e pulita, sono qui per il pranzo. Finalmente capelli belli morbidi. Quindi mi preparo la mia pasta, pollo, broccoli e pesto. Semplicemente cucino i broccoli a vapore grazie alla mia fantastica vaporiera. Come pasta userò questa qui che mi è arrivata da Strabuono, che sono gli gnocchetti di riso bio alla curcuma. Pollo, curcuma, top. Infatti nel pollo ci metto anche un pochino di curcuma. Ora che mi viene in mente. Curcuma nel pollo. Pollo, pollo. Cucino la pasta, cucino il pollo a parte e mescolo tutto insieme unendo il pesto nel piatto. Molto semplice, basic, ma deliziosa e perfetta. Ho fame. Pranzo servito, aggiungo anche dei pomodorini freschi, però mi piacerebbe riprendere quelli secchi da Italy. E pranzo insieme alla stagione 2 di Stranger Things, la 1 l'ho guardata in un giorno. Tell you, alright, for your own safety. My own safety? Yes, love. Vi voglio un pochino aggiornare su come sta andando il mio mangiare intuitivamente. Per chi si fosse perso un passaggio, dopo che sono tornata alle vacanze estive, ho deciso di mangiare intuitivamente. Cosa significa? Io già da tempo non contavo più, non avevo più app e non pesavo praticamente nulla se non i carboidrati. Quindi la pasta, il riso, le patate, eccetera. Da quando sono tornata, dopo le vacanze, ho praticamente deciso di mangiare intuitivamente, quindi mangiare quando avevo fame. Ma il succo del discorso in realtà era smettere di pesare i carboidrati. Quindi da quando ho iniziato a settembre, una cosa che ho notato è che
Prima mi organizzavo mangiando 6 volte al giorno, quindi colazione, merenda, pranzo, merenda, cena. Adesso, visto che tendo a non fare la merenda del mattino, perché a colazione mangio molto di più. Prima mi imponevo più o meno le quantità, magari misurando inconsciamente i cucchiai che mi versavo nella colazione, mentre adesso, andando proprio a sentimento, cioè versando e dicendo ne voglio di più, vedo che faccio una colazione più pesante, più sostanziosa, e questo mi fa tirare avanti fino a pranzo, il che è una cosa positiva, perché pensare a cosa portarmi per merenda era abbastanza complicato e un po' una perdita di tempo. Non ho cambiato stile di alimentazione, quindi il mio pranzo si basa sempre su un primo completo comunque di tutti i macronutrienti e la mia cena più su un secondo completo di tutti i macronutrienti, però ho notato una mia tendenza a mangiare di più durante il giorno, però poi andando avanti nella giornata mi sazio, mi riempio e verso fine giornata ho meno fame. Quindi se avete notato dei cambiamenti di quantità, misure, dosi nei miei pasti, quello è il motivo. Ammetto di mangiare molto di più a colazione e le mie quantità e dosi, comunque consumo giornaliero, va scemando verso la cena. Comunque tendo a fare i pasti principali completi. A volte a pranzo non introduco la fonte proteica perché magari non si mixa bene con il piatto di pasta, il piatto di riso, però cerco nel caso di compensare a cena mangiando magari del pollo, che è una fonte di proteine un pochino più sostanziosa e valida rispetto magari al salmone. Sinceramente mi sto trovando molto bene, mi sento molto libera. Ci sono giorni in cui mangio di più, giorni in cui mangio di meno, però vedo che tutto bene o male si equilibra. Una cosa che mi piace tantissimo è che non sento più questa brama di dover far merenda alla specifica ora di quel minuto, di quel secondo, dove magari sono in mezzo a una lezione, magari mi sto allenando, magari sto studiando, e quindi quella necessità di interrompere quello che sto facendo per mangiare. Mi capita spesso infatti di magari pranzare, poi incominciare a fare delle cose di qua, di là, a destra, a sinistra, e poi realizzare che ho fame verso le 6, 6 e mezza. Questo un tempo mi avrebbe bloccato perché avrei detto cavolo, ma tra un'ora mangi, allora cosa succede, come fai, devi farlo un'ora fa, mentre adesso dico beh, ho fame, mangio, magari poi mangio di meno a cena perché ho appena mangiato. E questa compensazione, questo essere liberi è qualcosa che alcuni di voi reputeranno normale, però per chi magari viene da un passato come il mio non è poi così normale. E detto questo, io adesso sto aspettando il corriere di MyProtein che mi ha chiamato, ormai io e il corriere siamo best friends, e mi sta portando il burro di mandorle, e domani arriva Jimmy, quindi potrò fargli assaggiare i miei brownies, non vedo l'ora di prepararglieli, e dopo vado a studiare a casa di Veronica, quindi ci vediamo per cena. Yuppie! 8 kg? Che cavolo c'è qua dentro? Semi di canapa, semi di canapa, semi di canapa. Farina di grano saraceno e farina di cocco per i mega pancakes, che è un programma di fare pancakes, pancakes. Ho preso delle altre barrette perché le altre le ho regalate a mia mamma e io sono rimasta senza. Ah, ho voluto prendere questi liquor buttons perché quando io ho letto liquor ho sempre pensato ci sarà il liquore, però in realtà è 100% semi di cacao organici decorticati e quindi immagino che siano diversi dai raw cacao nibs, che sinceramente non mi piacciono più, li trovo troppo amari e non lo so, non mi ispirano più, mentre questi adesso li proverò, da provare magari a mettere negli impasti dei pancake che si sciolgono, perché i raw cacao nibs, sappiatelo, non si sciolgono dovunque li mettiate, mentre questi probabilmente sì, vi saprò dire. Lui! Il mio burro di mandorle. A me personalmente piace lo smooth, li ho provati entrambi, il crunchy non mi piace tantissimo. Smooth, bravo Ciccino, io e te faremo grandi brownies. Questo è una selezione di snack di MyProtein. Jimmy è indifferente tra quali snack provare, quindi invece di regalargliene uno a caso,
Ho preso questa selezione così che li può provare tutti e poi decidere in futuro quale gli piace di più. E infine ho preso un'altra di queste magliette tecniche che in realtà sto indossando anche qui sotto, quindi le uso molto. Sono senza cuciture e io sinceramente le indosso in inverno sotto i maglioni, le felpe, perché tengono molto caldo senza ingombrare. Basta, adesso vado a studiare da Veronica. Devo sistemare... Nel mentre che mi preparo la cena, che prevede un bel piatto di riso, zucchine e il salmone che è in cottura, mi sono anche preparata il pancake per domani mattina. E con il mio amato re salomone nel piatto, che condirò con del fantastico pepe della Valmaggia, che ho finito. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!